Voleva essere il panettone più grande di Irpinia, ma i pasticceri che lo stavano realizzando si sono fatti prendere la mano ed è diventato il più grande della Campania ed anche il più artistico ed il più buono. 1 metro di diametro, 1,70 m di altezza per 113 kg di peso, escludendo la meravigliosa natività in cioccolato posta sulla sommità. Panettone da record a Grotta Minarda per le dimensioni, ma anche panettone artistico proprio per le sculture in cioccolato. Un'impresa decollata grazie alla collaborazione di pasticceri e fornai con il patrocinio del comune di Grotta Minarda. Tutto nasce da un'idea di Cristian Iannicello, che gestisce la pasticceria Elite insieme a Vito Antonio Grella, un'idea subito sposata da Ciro Ciotola della pasticceria Ciotola e dall'assessora al commercio del comune di Grotta Minarda, Doralda Petrillo, che ha coinvolto altri professionisti del settore, Maria Antonietta Blasi del Fusillo d'Oro, Michele Meninno dell'omonimo forno, Lorenzo Perrino della pregiata pasticceria Perrino ed Angelica Inglese della Bottega del Gusto. Inoltre l'iniziativa ha visto la prestigiosa collaborazione di Gennaro Volpe, presidente dell'Unione Pasticceri Campani. Cristian della pasticceria Elite, è sua l'idea di questo panettone, come l'è venuta? Allora, noi in realtà con Giuseppe Vanni stavamo prendendo un caffè e allora dice: vogliamo fare dei laboratori di dolci, di qualcosa sul cioccolato. Io disse: vabbè, disse, però alla fine chi se lo deve mangiare per prima? Perché non facciamo un panettone gigante e coinvolgiamo un po' tutte le attività? E da lì siamo stati chiamati sul comune, abbiamo preparato una bozza di quello che doveva essere e ci siamo messi all'opera per svolgere il tutto. Ciro Ciotola, un'impresa da Guinness dei primati, l'anno prossimo puntate davvero a provare a superare il Guinness di Milano? Ci proveremo, non è semplice, diciamo che questo è l'inizio di una tappa che d'accordo con l'amministrazione, in sinergia, cercheremo di portare avanti anche nei prossimi anni. Il mega panettone che unisce la tradizione meneghina con quella napoletana è stato presentato dall'amministrazione comunale in piazza 16 marzo, ma soprattutto è stato tagliato e mangiato nel corso di una bella festa con tanto di DJ set che ha visto la partecipazione di tantissime persone, soprattutto famiglie, quale occasione di incontro e di scambio di auguri, oltre che di assaggio del buonissimo panettone. Com'è questo panettone? Ottimo, però l'ho appena assaggiato, io volevo farlo assaggiare alla bimba. Che ne pensa di questa iniziativa? Siamo appena arrivati, sembra una bellissima iniziativa. Il panettone lo ha mangiato, com'era? Il panettone l'ho assaggiato, bello da vedere e buono da mangiare, quindi entrambe le cose. Complimenti ai pasticceri, complimenti a tutta l'amministrazione comunale e per quello appunto che si è organizzato, per quello che è stato fatto. Sicuramente ci saranno altre iniziative, come è stato fatto nelle settimane scorse per i nostri bambini, e tanta felicità, tanta soddisfazione. Sì, che ne pensate di questa iniziativa? Una bella iniziativa, una cosa nuova, quindi siamo contenti. L'hai assaggiato il panettone? No, non l'ho assaggiato ancora. Tu che ne pensi? È una cosa molto bella, anche per riunire tutto il popolo di Grotta. Signori, posso chiedervi un'opinione su questa iniziativa? Bellissima iniziativa, speriamo ce ne siano altre, magari anche per quanto riguarda il torrone, che era anche un mio sogno, vedere il torrone più lungo di Irpinia, ma ben vengano queste belle iniziative. Quindi bravi, complimenti all'amministrazione e complimenti soprattutto ai nostri mastro pasticcieri, quindi in questo caso Ciro Ciotola e anche la pasticceria Elite con Cristian, quindi grazie a loro. Grazie, lei che ne pensa? Grotta Minarda da Guinness dei primati? Assolutamente, io non sono di Grotta Minarda, quindi condivido questo evento e posso solo accodarmi ai complimenti di mio cognato. È stato veramente un bell'evento, un evento che mette in mostra Grotta Minarda, quindi possiamo solo essere orgogliosi.
Il sindaco Marco Antonio Spera ha evidenziato la straordinarietà e la unicità di un panettone divenuto, sotto le mani sapienti dei pasticceri locali, una vera e propria opera d'arte. Ha sottolineato la vocazione di Grotta Minarda nell'artigianato dolciario, anche attraverso il torrone, ed in generale nell'agroalimentare, ed ha preannunciato l'insediamento presso Palazzo Portoghesi, attraverso una convenzione con la Regione Campania e l'ASL, del CRIPAT, Centro di Riferimento Regionale delle produzioni agroalimentari tradizionali. Sindaco, una bellissima iniziativa, un grande coinvolgimento delle persone e coinvolgimento dei pasticceri e fornai insieme per fare un'impresa che magari l'anno prossimo potrebbe davvero entrare nel Guinness dei primati. Sicuramente sì, entrerà nel Guinness, è la prima, è il primo appuntamento, è venuto bellissimo. Il panettone è spettacolare, una vera e propria opera d'arte, è stato fatto a mano, ho ringraziato tutti. Questo evento va insieme ad un percorso amministrativo territoriale che guarda tra i vari assi di sviluppo, e quindi la ferrovia, la piattaforma logistica, l'industrializzazione della Valle dell'Ufida, ma che guarda in questo, in quest'ottica, l'ottica dell'enogastronomia. Un'altra iniziativa parallela che contribuirà a far decollare questo settore sarà il prossimo centro regionale, si chiama CRIPAT, un centro regionale di riferimento per i prodotti tipici e le tradizioni, che troverà ubicazione nel nostro Palazzo Portoghesi grazie a una convenzione che stiamo perfezionando con la Regione Campania e con l'ASL, e che sicuramente sarà volano per queste iniziative e per far crescere questo settore economico grottese nei prossimi anni, con grande ritorno di occupazione e quindi con grande ritorno di immagine per la nostra città. Poi dell'amministrazione, i maestri dolciari, i maestri torronai e i cittadini, tutti dovranno contribuire a far decollare questo progetto. Una sorta di prova tecnica questa prima edizione del panettone più grande di Irpinia, o meglio della Campania, che per il prossimo anno si vorrà replicare, magari cercando di battere il record proprio meneghino del panettone da Guinness mondiale di 332 kg. L'assessora al commercio Doralda Petrillo si è detta certa del fatto che questa iniziativa abbia instillato la voglia di collaborazione e che per il prossimo anno aumenteranno le adesioni di pasticceri e fornai. Inoltre ha preannunciato il progetto dello spantorrone da Guinness World Record, da tentare in occasione della Fiera di San Tommaso a marzo. Prove tecniche per poter superare, chissà, l'anno prossimo davvero un record, quello di Milano. Partiamo dall'idea di Cristian Iannicello, che ha pensato di elaborare questo panettone gigante. Poi man mano l'idea è andata crescendo come il panettone. Siamo sicuri, noi l'intento era in effetti quello di stillare in tutti lo spirito di collaborazione, coesione e partecipazione, e siamo sicuri che l'anno prossimo saranno sicuramente in tanti a voler partecipare alla seconda edizione del panettone più grande di Irpinia.